Vi aspettavate una notizia del genere? No. Assolutamente no. No. Perché comunque mi dicevate dopo 2 anni comunque... Dopo 2 anni è difficile pensare che questa storia si potesse risolvere così positivamente. E aver ricevuto la notizia è stato veramente emozionante. Voi come l'avete saputo? Io tramite un messaggio di una mia collega che l'ha pubblicato sulla chat, il link dove c'era poi la notizia del presidente Conte che diceva appunto che la Silvia era stata liberata, quindi abbiamo tutte commentato la notizia e poi siamo andati a vedere in televisione e ovviamente poi tramite anche Facebook. Il primo di tutti forse è stato Zingaretti che ha festeggiato la bella notizia. Senta, mi diceva che i genitori, comunque la madre, erano già giù perché probabilmente sapevano già che... Sì, molto probabilmente sì. Ok, loro come hanno vissuto tutto questo lunghissimo periodo? Nel silenzio totale. Allora, all'inizio la mamma era molto riservata, cercava di evitare la stampa perché comunque sentiva le cose di tutti i tipi, ha avuto anche da ridire con Salvini, perché Salvini all'epoca ne ha detto di botte di crude e si è richiusa in se stessa. Continuava lo stesso a lavorare perché comunque era un modo per sfogarsi, per non rinchiudersi. La si vedeva tranquillamente qua in zona, solo che poi quando non si sono più sentite le notizie si è rinchiusa ancora in se stessa e probabilmente poi è andata giù a Roma.